questa. Quasi 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 una cultura di invece, grazie al racconto italiano, questo film che mi conto sono ragazzi come me, quello che è successo a Aureliano poteva succedere a me, se mi avessero proposto un film, andassi via con tutti i permessi, eccetera. Quindi anche la distrazione nel fermare i permessi mi fa pensare, mi fa assolutamente pensare. Si dice che si sapeva che ci sarebbe stato qualcosa di maltrattato, perché non sempre è avvenuto il perché. Ci sono tanti perché che mi chiedono e mi sciocca questa vicenda. Alla stampa mi sciocca la bellezza delle reazioni di quello che ho fatto, perché, come dice lui, gli hanno rubato l'adolescenza, non sono uscite da questa cosa di ironia. Questa è una cosa incredibile. Sul sacco ci raccontano delle cose che vi giuro ragazzi erano difficili, anche soprattutto a me. Il personaggio non crolla mai perché Claudio è forte, perché Claudio deve aiutarlo a reagire. Io ero tremendamente in crolla e dovevo buttare dentro, e lui ti dava delle indicazioni del sesso perfettamente. Non so, io devo dire, ma come ti senti? E mi diceva, scusate, non so, era un uomo forte, non mi assorbire tutto. Tu sai che questa roba è vera. Sali sul campo di legge, nato, e anche se lo si riconosce nel tuo cinematografico. Ti giuro, mi ha preso a tremare in un modo che sai che è vero, perché Aureliano è stato già quello che ha fatto. Lui è bello, ha fatto tutti le foto con Claudia in ospedale, ha voluto ricostruire tutto. Sono usciti tante volte prima della prima. Io con Claudia, Vinicio, era anche un po' comico momento, perché appena si avvicinavano Aureliano e Vinicio, noi parlavamo d'altro, dovevamo distrarci in qualche modo. E venivano detti anche dei piccoli segreti. Spero che la gente abbia voglia di andarlo a vedere, ma non solo perché è un bel film, ma perché è sincero, è onesto, e sono pochi film onesti. E perché avere la sua vita? Senti, come sei stata coinvolta nel progetto? Sì, sì, è
chiamato direttamente. No, 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 lui c'è una storia assurda e tutto ciò. Io ho conosciuto anche nell'aprile del 2004 Emiliano senza sapere niente, a casa di un mio amico, e c'era questo ragazzo con la gamba rotta, che era un po' diverso da quello che vedo adesso. Gli occhi erano diversi, erano arrabbiatissimi. E c'era la gamba rotta, io dico, ma che ti sei fatto? Cioè, ho subito un colpo dalla masseria, e io da idiota, cosa dico? Dai, non ho creduto, io non ho creduto, ma perché è difficile. Veramente, sì. Un rincontro l'anno scorso a maggio, e capisco che è lui, e vedo gli occhi completamente diversi. Gli occhi erano molto più in pace, più liquidi, e liquidi. Allora abbiamo fatto un incontro, tutto. E io non riuscivo a smettere di guardare i suoi occhi, perché quattro anni è successo tanto, e poi abbiamo poi mi ha dato la sceneggiatura, anzi no, prima ho letto il libro di Corato, poi ho fatto la sceneggiatura, poi sono andata a fare i provini. C'è stata anche una cosa molto grossa, molto idiota se vogliamo, perché Adriano è terribilmente comico e diceva, si lamentava che c'era tagliamento, ma tanti ostacoli, perché questo film è slittato tante volte, ha rischiato di essere marginalizzato, ma cioè, adesso ci siamo pinti al ministero, allora facciamo anche quello, facciamo tutte le scene, facciamo quello che dobbiamo fare, finiamo, le dico, mi è piaciuto Claudia, proveremo, quindi ho tirato fuori dal mio zaino una caraffa, dicendo, vedi, punti, avrai anche questa caraffa se prendi me, e avremo una caraffa nuova sul set. Ho iniziato a ridere. E da lì abbiamo fatto un altro provino, e l'ho detto io a me. E abbiamo iniziato a vederci con Vinicio, e anche Vinicio è stata una grandissima disponibilità, perché tutti gli attori hanno voglia di provare, e venivano tutti a casa mia, ci facciamo delle letture, anche se mi hanno fatto tantissimo telefonate da fare, anche telefonate, ho speso io dei parenti per sapere se qualcosa cosa e non mi vedo, e anche è molto particolare, perché non è che così. E parlavamo, ma soprattutto parlavamo tantissimo, uscivamo insieme delle serate stile Aureliano e Claudia, e c'è una cosa molto bella che non succede mai, che non c'era il gioco, abbiamo rubato una scena, nel senso che non ci facevano girare la scena, e allora una sera ci vuole criticare questa cosa, però va bene, tanto è una sera, vi ho chiamato i miei amici per fare le comparse. Abbiamo chiamato il nostro operatore, che quella di camerina, quella che parla, e abbiamo girato una scena rubata di una serata di Aureliano e Claudia, tutta la notte, non prevista, infatti non ce l'hanno contato, che era bellissimo, però anche andare oltre le regole, andare oltre a tutto quello che significa il meccanismo di prima, perché è stato una vera immersione, ma veramente, e io ho questo problema loro, che da maggio ad oggi non riesco a piangere, ma spero che riuscire a superare questa cosa, perché proprio sul set quando ci si arrabbiano. Poi lei mi raccontava, io mi arrabbiavo perché non volevo piangere, però vedevo la porta, crollavo. Era difficilissimo, perché ve lo giuro, mi veniva, anche perché era il colorista, vedi, ero da morire, anche la cosa dei ferri che veniva su quell'acqua, poi in quei giorni noi dovevamo tirare al cielo e ci hanno tolto i permessi del cielo perché c'era nelle luci di campo. Quindi è proprio la storia che si ripete in tutti i consumi. Quindi infatti era assolutamente in sé e centrato, però sentivi che muore. Quindi la responsabilità non era soltanto delle persone, dei personaggi, ma c'era una cosa che tra noi era più grave, perché sembra la storia del ragazzo di 24
energia.